Il modello di crescita che noi proponiamo è un modello di crescita che definiamo organico. A parte il fatto che è una bella parola, crescita organica, ma che cosa significa in concreto per noi questo concetto di crescita organica? Significa applicare dei modelli di crescita ai progetti, alle aziende che siano in qualche modo mutuati dalla crescita di alcuni organismi, per questo si chiamano crescita organica, ma che siano fondamentalmente una interazione della crescita del progetto dell'azienda con lo sviluppo del territorio, lo sviluppo del contesto. Ecco, crescita organica significa promuovere lo sviluppo dell'azienda, del progetto, all'interno di un contesto che cambia e quindi tenendo conto delle evoluzioni del contesto. Spesso quando si avvia un'attività si tende a fissare un percorso molto preciso, fatto di tappe che su un lunghissimo periodo portano a dei risultati attesi. O meglio, sarebbe un progetto che porterebbe a dei risultati attesi se le tappe venissero poi dopo tutte quante raggiunte. Questo non è sbagliato in sé, chiaramente, perché avere degli obiettivi intermedi aiuta a non perdersi nel corso del cammino. Il problema è che se c'è un'eccessiva rigidità, questo diventa un vincolo impossibile da rispettare, perché nel momento in cui io scrivo il progetto, nel momento in cui immagino la mia azienda, immagino il mio progetto, immagino anche un contesto, immagino un mondo. Ma se poi il mondo cambia in maniera troppo difficile da prevedere, ecco che io devo essere in grado di cambiare, di modificarmi molto velocemente. E infatti spesso si dice, ah no, a causa di questo cambiamento il progetto si è dovuto modificare rispetto a... No, il punto non è che un progetto deve essere immaginato come un tubo definito che poi dopo nel caso viene modificato. Il progetto deve già alla base incamerare dentro di sé l'idea che possa cambiare, l'idea che possa andare da una parte all'altra in funzione del cambiamento di contesto. Deve essere una delle specifiche di progetto, non deve essere la risposta a una situazione anomala. Pensare di questi tempi, in questi anni, che situazioni inaspettate siano un'anomalia, siano un imprevisto, non ha senso. Noi non possiamo prevedere esattamente che cosa succederà, ma possiamo pensare che qualcosa succederà. Allora, crescita organica significa porsi degli obiettivi di medio periodo, che siano perfettamente in linea con le caratteristiche del progetto, le caratteristiche del team di lavoro, quindi che siano raggiungibili, che siano degli obiettivi che una volta raggiunti siano soddisfacenti. Siano obiettivi in cui l'azienda, il progetto, le persone che fanno parte del team arrivano e dicono: ok, ho fatto il mio, bene, potrei anche fermarmi qui. Già questo è tanto, già questo è bello. A quel punto, la prima cosa a fare è godersi il momento. Prendersi il tempo per collocarsi nella nuova situazione. Collocarsi nella situazione è come raggiungere un obiettivo dopo una passeggiata, come raggiungere un rifugio. Tu arrivi al rifugio e cosa fai? Ti fermi, ti togli gli scarponi, guardi, ecco, sei nella nuova situazione, ti collochi, guardi. E quello intorno è bello. Ecco, tu con la tua azienda raggiungi un obiettivo ed è bello, e ti godi il momento. Poi ti guardi intorno. E quello che inizialmente era soltanto un panorama, era lo sfondo della tua meta, prima c'era uno sfondo, le montagne e in un certo punto lì l'obiettivo, la meta, il rifugio. Ecco, quello che era uno sfondo diventa all'improvviso uno scenario, diventa, anzi quello che era uno scenario diventa all'improvviso un mondo di possibilità, diventa una scoperta. Si capisce che ci sono nuovi percorsi, nuovi tragitti che magari prima non riuscivo a vedere perché ero troppo concentrato su quell'obiettivo. Se io avessi avuto un percorso già predefinito, io avrei già saputo che dopo l'obiettivo sarebbe stato quella linea, quel percorso, quella. E già aveva, ok, ce l'ho fatta, prossima tappa lì. Adesso mi riposo, ma lì. E poi dopo quando riparto, dove vado? Lì. E no, perché magari quel lì, che poteva essere giusto un anno fa, non l'ho più. Allora ci mi fermo, vado intorno. Certo, magari vedo che c'è un sentiero maggiore rispetto ad altri, però esploro. Inizio a esplorare intorno a me, inizio a capire e poi dopo, a partire dall'esplorazione, decido quale sarà la prossima tappa.
E decido perché ho capito come si è sviluppato, come è cambiato, come si è evoluto il mondo che mi sta intorno. Questo è il concetto di crescita organica. Quindi, che non contraddice una progettualità a lungo termine, ma semplicemente incorpora all'interno della progettualità dell'azienda, del progetto, di quello che è, il fatto che ci sia e che ci sarà sicuramente una variazione di contesto e quindi determina sin dal principio dei momenti che siano dei momenti in cui devo essere libero di poter cambiare il mio percorso a seconda delle necessità di quel momento.